Buongiorno a tutti, sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Ricominciamo un po' a parlare di testine e inizio questa trilogia, perché ne ho tre da provare, una diversa dall'altra, e inizio, come dicevo, con la testina Camaleonte di Officine Razzi. Allora, è un'azienda tutta italiana. Ho avuto modo negli scorsi anni di provare sia la Carosello che la G-Cut. G-Cut, 3G-Cut, insomma, sono varie versioni della stessa testina. Mi ero trovato veramente bene. Vi dico la verità, sono testine da sfalcio da lavoro pesante, quindi occorre un decespugliatore di una certa potenza, ma danno una soddisfazione nel lavoro pratico veramente che è spaventoso. Quindi ho accettato di provare anche questa, che è la Camaleonte. Questa racchiude un po' le due testine che vi ho detto prima, ovvero è possibile pulire a terra, tra gli alberi, tra i filari, tra le siepi, con questi fili da 6 in nylon, oppure è possibile tagliare l'erba sempre con fili da 6, qui si possono montare da 4 a 6 mm, e possiamo utilizzarla come una testina radiante, quindi per il taglio dell'erba. Ve ne parlo meglio dopo la sigla. Rimanete con me se cercate una testina con queste caratteristiche a un costo veramente conveniente. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati a tutti sul canale, sono Luigi. Allora, Officine Razzi, vi dicevo, un'azienda tutta italiana, produce questa tipologia di testine che è diversa da tutte quelle che abbiamo visto fino adesso, o almeno quelle che normalmente si vedono sui vari shop. Loro le progettano e le realizzano, è tutto in metallo con un riporto di alluminio centrale. E cominciamo dal peso, ora comprensivo di fili. Il peso è importante. Parliamo di circa 680 grammi, appunto comprensivi di filo, quindi saremo intorno ai 600 grammi più o meno di testina. Vi dico la verità, quando comincio a lavorare questa, vi parlo delle altre, quelle due sorelle che ho provato gli anni scorsi, dà proprio l'impressione della testina che lavora bene, lavora tanto. Entriamo quindi nello specifico, vediamo come si compone la Camaleonte e dopo la andiamo a provare nel campo. Allora, mi è arrivata montata così, ovviamente non si utilizza in queste condizioni, ovvero si può scegliere se utilizzarla sia per il taglio in verticale che per il taglio orizzontale. La analizziamo nel dettaglio. Se io volessi utilizzarla soltanto per pulire per terra, tra le piante, tra i filari, tra gli alberi da frutto, in giardino e quant'altro, si usano spezzoni di filo da 14 cm ripiegati su se stessi con diametro da 6 mm. È un filo interessante, è un filo grosso, robusto, si può riposizionare nella sua sede con le mani, è molto semplice da inserire. Una volta che lo abbiamo piegato, ecco, forse il difficile è piegarlo quando arriva bello teso, ecco qua. Per quanto riguarda invece il taglio verticale, con questo taglio tagliamo l'erba, monta soltanto due fili da 4 a 6 mm e in questo caso occorre la chiave in dotazione, è una chiave da 10 comune, ecco. Anche in questo caso montiamo spezzoni da 14-15 cm, come dicevo da 4 a 6 mm. Ora farò due test, rifilo ovviamente il suo originale e non lo cambio, farò prima il test, puliamo intorno agli alberi da frutto, o alberi da frutto molto piccoli ancora, quindi una testina del genere che si avvicina al tronco ovviamente non mi danneggia la corteccia. Cioè, questo è molto importante, quindi posso andare vicino agli ulivi, posso andare vicino agli alberi di frutto, alle siepi, nell'orto anche. Ve lo dico perché anche se questa ancora non l'ho provata, vi ricordo che avevo provato la Carosello e mi ero trovato bene da quel punto di vista. Il test che faremo dopo invece per il taglio orizzontale verterà su qualcosa di un pochino più robusto. Taglieremo erba, erbaccia, perché siamo ad agosto, ormai l'erba si è indurita, è diventata coriacea. Taglieremo delle canne, quindi la porteremo alla frusta. Vi dicevo, decespugliatori, qui occorre qualcosa di abbastanza potente. Parliamo di un 35 cc in su, quindi se avete macchine poco potenti, magari pensateci un attimo sul lavoro che dovete fare e valutate bene la spesa. Io la proverò col mio Fuchstech da 3 cavalli, quello spalleggiato. Vi lascio qui la copertina dell'articolo che avevo fatto. Video che avevo fatto qualche tempo fa, 3 cavalli, quindi non dovrei avere assolutamente problemi. Ci mettiamo al lavoro, andiamo nel campo, sotto 35 gradi pure oggi. Non la provo a lungo, perché sennò mi sciolgo. Ci vediamo nel campo. Primo test lo faremo qui intorno agli alberi da frutto, come vi dicevo. Guardate, c'è un po' di erba. Intanto scusate, ho cambiato abbigliamento perché sono diventato allergico all'erba. Che contrappasso! Adesso sono diventato da pochi anni a sta parte allergico all'erba, quindi quando la taglio mi devo coprire, imbardare tutto. Tanto due parole, vedete come viene montata la testina. Proviamo il taglio verticale. Proviamo a pulire appunto lì dove abbiamo l'erba, le erbacce intorno al tronco. Vedrete che
il disco è fatto in modo che non danneggerà il tronco assolutamente. È una grande cosa questa. Ho dispositivi di protezione individuali, occhiali, vabbè, io tengo questi da sole perché oggi è molto forte. Poi abbiamo maschera e cuffie. Con la maschera si potrebbe evitare di mettere gli occhiali, ma sappiate che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Quindi mi è capitato in passato di non usare gli occhiali sotto la maschera e di ritrovarmi comunque una sterpaglia nell'occhio, quindi così minimizzo i danni. Cuffie, che era un po' che non le usavo perché di solito uso il spogliatore a batteria, non ce n'è bisogno per quello, per questo sì. Bene, cominciamo a lavorare. Ok, siamo in configurazione taglio orizzontale, ho montato i due spezzoni di fili da 6, ho tolto i quattro fili da 6 per il taglio verticale, ho avuto un po' di difficoltà a toglierli con le mani perché si erano un po' piegati, hanno lavorato nel frattempo. Se avete questa esigenza di doverli cambiare nel campo, portate un cacciavite giusto per far leva e vengono meglio, insomma, se no faticate troppo. Iniziamo a lavorare, ho qui una brutta sterpaglia, ho delle acace, le avevo trapiantate qualche anno fa, poi hanno cominciato a rigettare, voi sapete le acace come sono infestanti, quindi io periodicamente devo pulire. Vediamo un po' come va e come lavora, io penso che non ci siano assolutamente problemi, ci mettiamo al lavoro.
Bene, siamo giunti alla fine di questo test. Non mi sono soffermato moltissimo perché fa veramente molto caldo, quindi mi dispiace per questo. Ho fatto quello che ho potuto e ho tagliato vari tipi di erba. Nel frattempo avevo tolto i fili perché l'ultimo test l'ho fatto così, con questa funzione qui. Allora, cosa ho rilevato? Intanto mi è piaciuta moltissimo. Costa 36,90€ e non vi ho detto che è tutta in acciaio con riporto in alluminio. Ecco, questo è importante ed è universale. Può essere montata su tutti gli spugliatori, però devono avere una potenza adeguata perché lavora se gli si fornisce una certa potenza, quindi da 35 cc in su. Il mio, come dicevo, è un 50, 3 cavalli e andava abbastanza bene. Con questa non ho avuto grossi problemi. È comodissimo il fatto di poterla utilizzare sia per pulire per terra intorno agli alberi con questa modalità qui, sia che per tagliare l'erba, rovi, canne. Avete visto le canne, eccezionale, non si è fermata davanti a niente, è una gran bella testina. Quando ho montato questo filo qui, ero nel campo, avevo l'attrezzino dietro, avevo la chiave, non ho serrato bene, mi è partito uno spezzone di filo, quindi se la utilizzate, serrate bene questo dado con la chiave in dotazione, altrimenti vi scappano. Quando dovete tirar via questi dopo che avete lavorato, visto che si sono schiacciati, non ce la fate con le mani, quindi portatevi un cacciavite, una pinza, qualcosa e li tirate via. Per adesso problemi non ne ho avuti. Secondo me vale il costo a cui viene proposta perché è una bella testina e ho avuto le stesse sensazioni che ho avuto con le altre due, quindi se cercate una cosa del genere non posso che consigliarvela. Ecco, detto questo, io ribadisco, non sono stato pagato per fare questo articolo, me l'hanno proposta, ho accettato perché mi ero trovato bene con le altre, quindi ero curioso di provare questo nuovo modello. È a disposizione del produttore, se se la vuole venire a riprendere va benissimo, non ci sono problemi. Trovate il link in descrizione e il link diretto allo shop del produttore, non ci sono intermediari, ecco perché la pagate così e non è un link affiliato, quindi se vi interessa andate lì, la acquistate e vi arriva a casa. Detto questo, ringrazio Officina Razzi che mi ha fornito questa in test. Ringrazio voi per aver visto questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete, ci vediamo la settimana prossima.